Adesso ovviamente dobbiamo cominciare a farci qualche calcolo. Quindi noi giochiamo ad Empoli, la Juventus gioca a Livorno, il Milan in casa con il Genoa, la Lazio gioca a Reggio Emilia col Sassuolo. Nel prossimo turno noi affrontiamo l'Inter, la Juventus in casa la Sampdoria, la Lazio affronta il Bari e il Milan gioca a Cagliari. Mentre a inizio marzo noi affronteremo il Livorno lì da loro, la Lazio gioca a Udine. La Juventus gioca a Verona contro il Chievo, il Milan affronta la Fiorentina. Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati qui sul mio canale con il 41esimo episodio della carriera. Oggi torniamo qui finalmente, dopo una settimana. Oggi siamo ritornati dopo la vittoria incredibile al Camp Nou contro il Barcellona e quindi dobbiamo provare un po' ad essere continui. Termine che non so se vi ricordate mai, non abbiamo parlato mai di continuità in questa stagione. Sarà comunque un episodio nel quale ci concentreremo quasi esclusivamente sul campionato, comunque su sfide nazionali, perché affronteremo il Bologna in Coppa Italia, semifinale d'andata appunto della Team Cup, e la affronteremo dopo l'Inter. Quindi, come avete visto dalla breve intro, dopo la seconda partita di questo episodio, saranno quattro le partite in tutto. E ovviamente, come avete visto dalla breve intro, è anche il momento di iniziare a farci qualche calcolo, perché ovviamente noi sì, dobbiamo pensare a vincere, sperando di riuscirci. Però poi è ovvio che, guardate un po' qui la classifica, dobbiamo anche sperare che le nostre dirette concorrenti, e quindi quelle che ci sono sopra, quindi Juventus, Lazio e Milan, perdano dei punti. Sperando che li perda anche il Milan, perché il Milan adesso sta viaggiando a ritmi quasi insormontabili, sembra Justice. Quindi noi pensiamo a battere l'Empoli, non è una partita per niente scontata, perché comunque all'andata sì, avevamo vinto 3-0, ma nell'ultimo quarto d'ora, dopo che addirittura avevamo rischiato di andare sotto, con un Empoli che ha giocato secondo me meglio. Quindi non è una partita scontata, stiamo attenti perché contro lo stesso avversario lo scorso anno abbiamo perso per 3-1 lì da loro. Comunque Castan sarà fuori 9 giorni, quindi neanche troppo. Nel giro di 3 giorni la Roma è passata dal Camp Nou di Barcellona alla Castellani di Empoli, ma questo non vuol dire che questa sia una partita scontata. La Roma ha i 3 punti, se li deve sudare sul campo come ha fatto nelle 24, anzi nelle 25 giornate precedenti a questa. Una Roma che non è stata sicuramente da 10 e lode nell'arco di questa stagione, una Roma che ha sofferto particolarmente le piccole e all'andata anche con l'Empoli non avevamo avuto vita facile. Oggi speriamo di essere più maturi. È il momento però di vincere e convincere, sperando che la Roma giochi nello stesso modo con cui l'abbiamo vista scendere in campo al Camp Nou, quindi a viso aperto, senza paura e consapevole dei propri mezzi. È tutto pronto, il calcio d'inizio sarà per l'Empoli e si comincia. Castellani, il pallone, va a ricevere il bosniaco che ha sbloccato la sfida d'andata. Poi si appoggia a Nainggolan che è in zona tiro. Nainggolan può provare a calciare, Belotti, arriva Odegaard che la colpisce male. Grande chance per la Roma di passare in vantaggio. Non benissimo nel tapino Odegaard che però era disturbato da dietro. Grande conclusione di Nainggolan e prima palla gol della partita. Riparte la Roma in contropiede con Nainggolan. Sta partendo Maximen. Nainggolan è là dentro, proprio per lui. Maximen in porta! E porta in vantaggio la Roma. Saint Maximen. Empoli 0, Roma 1. È un vantaggio importante questo. Grande palla di Nainggolan con l'esterno, con i tempi giusti. E poi Fredo davanti al portiere, Alan Saint-Maximin, che porta in vantaggio i giallorossi, esattamente al quarto d'ora. Depay chiama palla in verticale Maximin, che palla che offre Depay. E grande controllo di Maximin, che vuole tenerla, ci riesce anche. È partito Maximin, che trova il fondo, finisce per terra, calcio di rigore. Spettacolo assoluto, questi primi 22 minuti della Roma. Una palla mostruosa di Depay, un grandissimo controllo di Maximen, è rosso, Tonelli va sotto la doccia. Questa forse è la fase chiave della partita. Va Pjanic, che come all'andata segna all'Empoli, 2-0 per la Roma. Partita che sembra già archiviata dai primi 23 minuti, ma attenzione, rimaniamo concentrati ed evitiamo gli errori che abbiamo visto praticamente poco più di una settimana fa a Genova, dove abbiamo regalato una rimonta al Grifone, una partita che sembrava chiusa proprio nei primi 20 minuti. Può ripartire centralmente Depay, che manda ancora Pjanic. C'è al centro Odegaard che parte questa volta. Odegaard col pallonetto! La palla è sul fondo. Aveva visto Belagotti fuori dai pali e ci ha provato. Ma la palla purtroppo ce l'aveva sul mancino. Ha provato col piede debole e non è uscita una grandissima cosa, anche se il pallone non esce di tantissimo.
Maximen, cioè dietro Odegaard, a destra Salah, gran palla di Maximen per Salah, momento di rigore, fino in fondo Salah, la mette al centro, 3-0 per la Roma, la doppietta di Maximen, la prima in Serie A per lui, e grande calcio dei giallorossi in questo primo tempo. Salah, e questa azione a memoria della Roma, ovviamente non può sbagliare Maximen. Arriva il suo secondo centro in campionato dopo il gol decisivo al Torino in Coppa Italia. Prova a farla arrivare un suo compagno. Poi Salah bravo a recuperare. Attenzione che riparte ancora Maximen. Poi adesso si scopre tantissimo. Maximen, Maximen, Maximen! 4-0. La Roma cala il poker e sono 3 i gol di Maximen. Tripletta è la sua giornata. Adesso possiamo preoccuparci un po' di meno, ma noi continuiamo a giocare, continuiamo a divertirci. È chiaro che questo è molto importante alla luce di quella che sarà la prossima partita, perché giocheremo in casa contro l'Inter. Quello sarà un big match e chiaramente far ruotare un po' nel secondo tempo i titolari, che comunque sono pochi in campo oggi, sarà molto importante per Odegaard, che la gira per Maximen. Ecco il pallone ancora per Emerson, c'è cioè dentro Depay, sta partendo senza palla Odegaard, bella palla, a destra c'è anche Ricci, servito, linea di rigore, Ricci col mancino, poi Odegaard, non è entrata, e c'è anche fuori gioco. E qui stavo per esultare come fosse il gol dell'1-0, semplicemente perché sono due giocatori che voglio che trovino il gol entrambi. Qui Ricci purtroppo è andato a calciare totalmente scordinato. Ha vinto 4-0 la Roma. E i fischi dicono tutto, ma una Roma troppo forte per questo Empoli. Abbiamo archiviato la pratica nei primi 30 minuti. E questo è tanto dire, anche se dopo il 3-1 del Camp Nou col Barcellona, questo era quello che volevamo vedere. Squadre in campo all'Olimpico, un Olimpico completamente sold out, tutto esaurito per questo big match della 27esima giornata di campionato. Roma momentaneamente è quarta con 47 punti, segue l'Inter al quinto posto a 44. Una lotta che sembrerebbe per l'Europa League o comunque per le zone alte della classifica, al massimo per la Champions. Invece sono due squadre che adesso, che siamo a fine febbraio, puntano ancora allo scudetto. Buonasera dall'Olimpico, abbiamo visto dei volti molto concentrati nelle due formazioni. Questa è la Roma con il consueto 4-2-3-1, mi viene anche consigliato di cambiare modulo per la verità. Però è chiaro che dopo il 4-0 di Empoli, dopo il 3-1 di Barcellona, mi fido di questa formazione. Quando cominceremo a soffrire, magari già in questa partita, se vedrò qualcosa che non va, proverò a cambiare modulo, visto che mi avete consigliato un modulo che non è tanto diverso da quello che abbiamo, ovvero il 4-3-1-2. È chiaro che non ci sarebbero più gli esterni, però abbiamo i giocatori che si possono adattare. Sguardi concentratissimi, soprattutto del numero 10 della Roma, da voi criticato, parlo di Depay. È chiaro che è arrivato a Roma con tante ambizioni, con tutta la pressione per il suo numero di maglia, con tutta la pressione perché ha segnato poco, però ragazzi vi posso assicurare che ha dato tanto. E vediamo se in questa partita riuscirà a lasciare il segno con un gol. È tutto pronto, l'Inter batte, finisce l'attesa, è cominciata Roma-Inter. Lukaku che viene incontro e poi ricomincia addirittura da Andreoli. Andreoli che è un ex della Roma, dopo essere cresciuto nel vivaio dell'Inter ha giocato un anno e mezzo nella capitale. Ora Palacio, allarga per Guarin, ancora l'argentino, Palacio in zona tiro, va col sinistro, c'è Dragoschi, poi Kondogbia in fuori gioco. Abbiamo rischiato tanto dopo soli 4 minuti e questo è il primo squillo dell'Inter. Attenzione perché qui, come vedete, le marcature sembravano disposte abbastanza bene, poi però senza troppa difficoltà Salah. C'è De Rossi interno, servito De Rossi che può anche calciare, prova con il destro Handanovic e la Roma risponde così al gol in fuorigioco dell'Inter, che alzerà il pallone così verso Aubameyang, il colpo di testa non bene, poi Umtiti, la prima volta in Serie A per Samuel Umtiti. Dopo 9 minuti si sblocca la sfida dell'Olimpico, Roma 1 Inter 0. Rivediamo il tutto con Insigne che ha cercato Aubameyang, non so se l'abbia colpita lui, più che altro lui ha disturbato l'intermedio di Guarin che ha confezionato un assist al numero 6 della Roma, Samuel Umtiti, 1-0. Erno che va a ricevere, poi servito anche Insigne, al limite la gira per Aubameyang che anche in zona tiro, Aubameyang entra in area e prova a calciare, Handanovic lo aspetta lì. Poi Palacio all'indietro per Kondogbia, è solo Guarin in area col destro, Guarin! Pallone che termina di un soffio alto sopra la traversa, grande chance per l'Inter e qui fortunatamente con troppa foca a calciare Guarin, sia perché ha caricato troppo, sia perché poteva controllare e mirare in porta. Si torna in campo senza cambi, ma con quel gol al nono minuto che ci sta portando a quota 50 punti in classifica. Bisogna mantenere questo risultato e raddoppiare anche perché abbiamo avuto le palle gol nel primo tempo,
ce le hanno avute anche loro però, quindi stiamo attenti e resistiamo altri 45 minuti. Parte ora l'Axalta, cross ad uscire e perfeziona Manolas, poi Depay se l'allunga, c'è Sciaca rimorchio, Murillo la gira, occhio a Palacio in porta, Florenzi ancora Palacio. Parte via Biani, secondo palo, il colpo di testa, con la palla che termina sul fondo e sarà rinvio. In verticale per Piani, sta partendo Depay, la palla verso Memphis di testa, riesce a seguire Aubameyang e è partito Aubameyang davanti al portiere Pierre-Emerick Aubameyang, tutti a casa, 2-0 per la Roma dopo una partita soffertissima e qui la tensione si respirava anche in questo contropiede, non riuscivo neanche a commentare decentemente, ma l'importante è che la palla sia entrata. Roma 2, Inter 0, a segno anche l'africano. E qui grandissimo colpo di testa di Depay e grandissimo controllo a smarcarsi da parte di Aubameyang, che poi senza finte, senza badare allo spettacolo, è rimasto freddo, è entrato il secondo centro stagionale, il primo all'Olimpico, dopo il gol che aveva trovato a Udine e quello in Champions League a Barcellona. È finita! Roma batte l'Inter 2-0, la Roma vola a quota 50 punti in classifica, momentaneamente a più 1, anzi a più 2 sulla Juventus e a meno 1 dalla Lazio che giocherà domani, anche a meno 7 se non sbaglio dal Milan. Comunque sganciamo anche l'Inter, questo è molto importante visto che il Napoli ha perso e l'abbiamo sganciato successivamente, non per lo scontro diretto che purtroppo avevamo pareggiato qui all'Olimpico 2 settimane fa. Queste sono le statistiche, l'Inter che soprattutto nella ripresa ha fatto più possesso palla, noi siamo stati più cinici e comunque la buonissima notizia di questo episodio è che abbiamo segnato 6 gol in 2 partite, ne abbiamo presi 0. Questo è molto molto importante. Si chiude comunque il mese di febbraio, adesso inizieremo quello di marzo con la sfida di Coppa Italia contro il Bologna, a maggior ragione qui non dovremo veramente prendere gol, visto che è una sfida d'andata, è importante che giochiamo in casa e poi chiuderemo l'episodio con la trasferta di Livorno. Buonasera dallo Stadio Olimpico, la semifinale d'andata di Team Cup è Roma contro Bologna, una partita che sulla carta per i giallorossi sembra semplice, anche se abbiamo sofferto sia agli ottavi di finale contro il Chievo, arrivando persino ai tempi supplementari, anzi ai calci di rigore, sia, come vedete dalla grafica, contro il Torino, dove l'abbiamo sfangata solo al 90esimo, battendo il Toro per la rete di Osimhen, che anche stasera in campo, dopo la tripletta favolosa contro l'Empoli, formazione della Roma che andremo a leggere tra poco, una Roma che comunque è rimaneggiatissima con Scuffetta che torna dalle maglie e quindi continua l'alternanza tra i portieri, insomma con Dragowski e Scuffetta. In difesa non c'è più Wallace, ma penso che dopo la trasferta di Genova non ci sarà più e quindi Florenzi, che comunque è ammaccato ma non del tutto, riesce a tenere la sua posizione lì a destra, poi Maguire prende il posto di Manolas, Umtiti tiene il suo da titolare, a sinistra torna Emerson, a centrocampo Venker sostituisce De Rossi, Turbe sostituisce Salah, mentre Insigne è l'unico titolare del trio lì davanti perché Depay è un po' deluso contro l'Inter e questo è vero, lascia posto a Vaclav Chernyi, mentre davanti appunto il nostro terminale offensivo sarà Maximè. Questo invece è il Bologna con Mirante, Ceccarelli, Maglietta, Cherubin e Morleo in difesa, Dider, Crimi e Diawara a centrocampo con Pulsetti, Mancosu e Mounier a formare il tridente offensivo. Insomma, è importante non subire gol stasera, inquadratura per Nainggolan con la fascia di capitano, mentre è importantissimo farne tanti di gol stasera. È tutto pronto, arbitra il Gustavo Apollonio, direttore di gara ovviamente italiano, e si parte allo Stadio Olimpico. Si gira i Turbe dentro per Nainggolan che chiude il triangolo, i Turbe al sinistro, Maglietta respinge, grande iniziativa dei due. Pulsetti Bologna è pronto ad affacciarsi per le prime volte dalle parti di Scuffet. Pulsetti torna sul sinistro, poi ancora sul destro, il cross sul secondo palo e c'è calcio di rigore. Calcio di rigore per il Bologna inventato, completamente inventato, completamente inventato questo calcio di rigore. Francamente non mi spiego cosa abbia fischiato il direttore di gara. Calcio di rigore al 23esimo, Mounier contro Scuffet. Parte Mounier che porta in vantaggio il Bologna. Rigore perfetto perché comunque Scuffet anche intuendo avrebbe avuto difficoltà nell'arrivarci. Ma un calcio di rigore che non mi spiego assolutamente e che mi dà fastidio anche perché dovevamo evitare di subire gol stasera e fino adesso non si erano mai fatti vedere dalle parti di Scuffet. Sbaglia Morleo, regala il pallone ai Turbe, occhio a Manuel, i Turbe sul sinistro, calcia da lontano, la palla scheggia la parte alta della traversa e termina sul fondo, lo squillo di Turbe.
Alza questo pallone per Pulsetti, che poi lascia partire il cross. Primo palo, Scuffet! È entrata. Ha fatto di tutto Florenzi, ma è entrata. 2-0 del Bologna, clamoroso. Matagliera ha segnato il gol del 2-0. È incredibile, incredibile. Qui la palla comunque è entrata, si vede. Florenzi ha fatto, ripeto, di tutto. La Roma è sotto di 2 gol. Non ci abbattiamo comunque, perché c'è anche la sfida di ritorno. Adesso dobbiamo migliorare le cose segnando quantomeno un gol. Poi al ritorno li possiamo benissimo massacrare. Lancio verso Scerni, che cerca il colpo di testa ma non lo trova. L'ultimo a toccare comunque è Ceccarelli, quindi Scerni si accontenta dell'out. Venker alla palla sul destro e può provare. Venker cerca spazio, poi allarga per Odegaard, che ha trovato un grande numero. Odegaard in area di rigore, poi chiude Cherubin. Ancora Odegaard che se la riprende. Va sul sinistro. Eccolo il cross verso Nainggolan. Poi la palla colpita di testa da Ceccarelli. C'è anche Maximen. Tanta confusione adesso. Alla fine è rimessa dal fondo, ma c'è un giallo qui, eh. C'è un giallo per il brutto fallo precedente su Venker. È il fondo Maximen. Finta e controfinta. Sono disposti molto bene dentro. Poi Florenzi per Pjanic, che ritorna da Nainggolan. Può provare il destro da lì. Nainggolan calcia in porta. Mirante vola ed entra anche dentro la sua porta per evitare il gol dell'1-2. Ci ha provato da lontano il ninja. Parte i turbe verso Maximen. Il colpo di testa fa un assist per Umtiti, che calcia addosso alla persona. Ancora Umtiti, palo! Non ci credo! Che occasione doppia per Umtiti, che avrebbe segnato 2 gol uguali nel giro di 3 giorni. Ora parte Nainggolan a cercare i turbe. Di testa i turbe, ancora Mirante. E vabbè. Poi Nainggolan finisce la partita. Ha vinto il Bologna 2-0. Risultato abbastanza clamoroso, che se la Roma meritava di più. Roma che però forse anche per il troppo turnover non è riuscita a concretizzare le occasioni, che poi non è stato per quello che non abbiamo concretizzato. Magari dietro potevamo essere più attenti con i titolari. È chiaro che invece non lo siamo stati, e ce ne siamo anche accorti, nonostante il calcio di rigore regalato che poi ha sbloccato la partita, e forse è quello che conta un po' di più. Però tralasciando quello, la Roma poteva fare meglio, soprattutto sotto porta, anche se bisogna togliersi il cappello di fronte a Mirante, che veramente contro di noi è Dio. Nonostante questo, io sono convinto che potremo ribaltare la situazione al ritorno, quindi stiamo calmi. Torniamo a parlare di campionato, perché questa è la classifica. Siamo a meno 1 dalla Juventus, siamo a meno 4 dalla Lazio e siamo a meno 7 dal Milan, che penso a questo punto abbia perso, se siamo a meno 7, attenzione, eh. O comunque ha pareggiato il Milan, o forse aveva pareggiato, non so, non so, però sicuramente siamo a meno 7, questo è sicuro. Poi c'è la Lazio che ha più 4 e ha vinto di conseguenza. Quindi una classifica che ci fa sorridere un pochino di più, considerando che con la Juventus dovremo ancora giocarci all'Olimpico e comunque abbiamo vinto all'andata. Con la Lazio purtroppo non ci dobbiamo più giocare, col Milan dovremo giocarci in casa. Quindi ragazzi, non dico nulla, eh. È cominciata Livorno-Roma al picchi, è importante tornare subito alla vittoria, perché tutti sappiamo che la sconfitta interna contro il Bologna di Coppa Italia è stata un caso. Però dimostriamolo battendo anche il Livorno e portando a 3 le vittorie di fila in campionato. Stanne, Tundi alla meglio, mette dentro a vuoto Toro Sinis, Luci col sinistro, Dragoschi e poi ancora Dragoschi. Che cosa ha preso? Non tanto la prima, ma quanto la seconda parata che ha fatto. Quella sembra impossibile. Palla dentro per il sinistro di Schiavone. Dragoschi risponde presente, ma la Roma sembra un po' rinunciataria. Guardate la parata che ha fatto prima Dragoschi. Questa è nettamente no goal. Ma che parata ha fatto! Si è allungato. Parte De Pai a giro! Si allunga Vinsoglio. Aveva cercato l'incrocio sotto al palo lungo. Perché si accentra, vuole anche lo spazio per calciare, non glielo concedono. Quindi serve Benassi. Il tocco dentro per Aubameyang, che vuole l'assist. Spersa là! Vinsoglio in 2 tempi. Grande azione della Roma. Benassi, azione che sembra rugbistica questa della Roma. Con De Pai che trova il fondo. Si accentra fino in fondo. De Pai, De Pai, De Pai! Non ci credo. Poi Biagianti può calciare da lì. Si appoggia invece a Palazzi. Calabresi allarga per Luci. Dal fondo Luci, il cross sul secondo palo. Livorno in vantaggio. Ha segnato Etundi. Il gol era nell'aria, perché ogni volta che attaccavano loro la Roma dava sensazione di non riuscire a difendere bene, perché poi le occasioni ce le abbiamo avute anche noi. Però non ci siamo dietro. Abbiamo fatto 2 partite iniziali di questo episodio perfette in difesa. Qui non ci siamo proprio. Gianti manda Jelenic dimenticato dalla difesa della Roma.
E può andare Jelenic, poi fortunatamente Declan John lo chiude. E poi viene steso però, calcio di punizione per noi. Rosso per Jelenic. Rosso per Jelenic, a sorpresa. È vero che l'entrata era dura e in ritardo, ma non mi sembrava cattiva. John invece se l'è presa. L'arbitro le devo anche separare. Guardate l'entrata, che sembrava normalissima. Invece Roma con l'uomo in più. Speriamo questo sia un attenuante o comunque un aiuto per pareggiarla in questi ultimi minuti. La gira Pjanic, De Rossi, a memoria adesso la Roma, palla per Aubameyang che vuole lo spazio, ci si butta dentro, calcia in porta! Pierre-Emerick Aubameyang che si va a prendere il pallone, 1-1 al picchi e non moriamo mai, ancora Aubameyang a trascinarci, ancora l'africano, il pareggio della Roma, terzo centro stagionale, secondo di fila per Aubameyang, è 1-1. Sono lunghissime, la palla è dentro per Salah. Attenzione a un momento che si accentra. Va sul sinistro, dentro ancora De Rossi. De Rossi, De Rossi dietro, ancora per Salah. L'ha presa Pinzolio. Che occasione per la Roma. Vantaggiato rientra. Attenzione, palla sul sinistro. Poi in corridoio per servire. Il gol del 2-1. Non ci credo, ragazzi, non ci posso credere. La Roma torna in svantaggio. La Roma torna sotto. Non ho capito neanche chi ha segnato. Ha dato autogol di Manolas, ok. Ha dato autogol di Manolas. Devo riprenderla. Non può finire così. Pallone dietro addirittura per Torosidis. Si butta dentro Thiam, servito, poi Ricci. Può andare col sinistro. Calcia Ricci! Federico Ricci! L'uomo che non ti aspetti! Entra dalla panchina e fa 2-2! La riprendiamo ancora una volta! E ora 10 minuti per provarla a vincere. Un grandissimo sinistro. Lo vanno tutti ad abbracciare. E non moriamo neanche stavolta. Grandissimo sinistro di Ricci. Imparabile. Palo gol. 2-2. Vantaggiato stacca per Schiavone. Attenzione che possiamo anche perderla. Schiavone! Dragoschi! Ma non possiamo lasciare questi spazi clamorosi dietro. Incredibile. Ogni volta che attaccano loro ci apriamo anziché difendere. Palla dentro. C'è Dragoschi. Però ci deve essere anche la palla profonda verso Aubameyang che può arrivarci la mette giù. Poi Lucci però gliela porta via. Aubameyang ancora in pressione. La palla dietro per Pinzolio. Seguiamo gli ultimi minuti perché può succedere di tutto al picchi. Tre di recupero che non sono neanche troppi. Maicon. Emerson. Thiam a portargli via il pallone. Palla per Aubameyang. Va dentro Depay. Servito Depay che rientra sul destro. Depay fino in fondo. Depay. L'assist per De Rossi. All'ultimo respiro, Danielino De Rossi sull'assist di chi? Di Memphis Depay. Roma 3, Livorno 2. Che palla di Memphis! Che palla di Memphis, geniale! Ormai non poteva più calciare. E allora ha confezionato l'assist al bacio per un sinistro. Più che al bacio di De Rossi. Imparabile per Pinzolio, forse. No, la poteva prendere. 3-2 della Roma. 3-2 adesso tutti dietro. Non c'è più tempo, ha vinto la Roma 3-2, incredibile, una partita che sembrava ormai persa in più di una volta perché prima siamo andati sotto e già lì era difficile recuperare perché comunque non eravamo i soliti, non eravamo la Roma che abbiamo visto contro l'Inter, ma eravamo più la Roma che abbiamo visto contro il Bologna nel primo tempo. Poi però il pareggio, il primo pareggio di Aubameyang, il secondo di Ricci e lì è veramente esploso tutto sul 3-2, ragazzi. Avete visto voi? Frattempo spero anche i quarti di Champions, spero anche. Consigliato il 3-1 all'andata contro il Barcellona. Se volete vedere come finirà, se arriveremo ai quarti di finale, aspettate qualche giorno con il 42esimo episodio della carriera, di una carriera che ragazzi sta uscendo magnifica. Io vi ringrazio per il supporto che mi date ultimamente, avete sempre dato. Siete favolosi sotto nei commenti, ho ricevuto ultimamente anche commenti del tipo questa è la miglior carriera su YouTube Italia. È ovvio che io ci metto sempre il massimo, ma c'è chi anche, fa anche più numeri di me, quindi è normale che non si può dire che questa sia la miglior carriera su YouTube Italia. Io comunque do il 100%, ragazzi, come ho sempre fatto in questi 2 anni e mezzo, quindi vi mando un bacione a tutti quanti, vi do appuntamento ai prossimi video in settimana, al prossimo episodio anche, bella raga. L'apertura per Aubameyang, adesso è uno contro uno di Aubameyang che può puntare e saltare Mascherano, anzi no, è Adriano, eccolo qui per Nainggolan, Nainggolan, Nainggolan!